C'è una ragione per cui sono tornata nel mio paese. Qui sono nata e da queste parti non c'è una casa, un pezzo di terra che possano dire che questa non sia la mia patria. Sono pietra della pietra di questa isola al centro del Mediterraneo. Per secoli ho riposato nei luoghi natii, fino a quando mi hanno strappato alla mia patria e mi hanno costretta ad un lungo viaggio intorno al mondo. È stato un continuo muoversi in avanti, con il desiderio di tornare indietro, verso casa. Adesso finalmente sono di nuovo qui. Com'è cambiata la mia terra? Ogni giorno, aggrappati a una zattera, solcano un mare scuro e pieno di perigli, nuvoli di uomini, donne, bambini, in cerca di identità e futuro. La loro odissea passa da qui, in questo luogo mitico di luce e di vita, che a tutti i naufraghi ha sempre offerto e sempre offrirà riparo. Abbiate fiducia, o voi speranzosi. Il mio popolo saprà ancora aiutare. Ciascuno sogni un mondo migliore. Io porto un messaggio di speranza. Predico futuri fulgidi. Racchiudo in me il passato per una strada nuova. Sarò materia fertile per la natura che fiorisce, per la terra che rinasce e cresce. Dal mio ritorno germoglieranno frutti fecondi di prosperità. Una nuova stagione di rinnovata concordia fra popoli, culture e religioni, accomunati dall'insopprimibile anelito alla pace. Aspro è stato il mio esilio. Lontano da volti conosciuti ed amati, dagli odori della terra in cui sono nata, dalle vestigia di un'isola ancora incantata. La mia patria è rimasta ad aspettarmi. Il ritorno è numero infinito di stazioni, e i visi, le braccia, i sorrisi della festa del mio popolo. Perché l'identità di un paese vuol dire non essere soli. Sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo anche quando non ci sei. Mi vengono in mente i volti dei siciliani che a lungo oltreoceano ho immaginato, i loro sguardi carichi di curiosità lungo le mie vesti. Perché è per loro che sono qui. Sono la dea di Morgantina. Sarò la voce di tutti voi, la vostra ricordanza.